Buongiorno ragazzi, perché siamo qui? Dove andiamo? Lo sapete? Tocca fare una passata. Tocca? Tocca! Dovete essere in classe a quest'ora? Va bene. Mi viene da ridere. Dove andiamo? No, dai. Niente, non lo so. Italia 1 sapete si fa? Voi? Italia? 2. 2. 1. Perché siete qui? Dove andate? Dove andiamo? Born to be true. Un minuto cominciamo. Scusate ragazze, buongiorno, scusate. Chi siamo? Dove andiamo? Buongiorno, chi siamo? Allora, siamo cittadini di questa bella città. Però devono fare silenzio. Siamo qui perché vorremmo sottolineare l'importanza del camminare per la nostra salute, ma anche per la salute della città. Camminare significa guadagnare salute, ma significa anche risparmiare ambiente, oltre che benzina di questi tempi che non fa male. E siamo qui, la ASL, con il dottor Massimo Gigli, vice direttore del Dipartimento di Prevenzione, con l'assessore all'ambiente, le politiche energetiche, Lorena Pesaresi. Abbiamo delle collaborazioni della GESENU, della Confederazione Italiana Agricoltori, Grifo Latte, Unipol. Questo perché vogliamo promuovere salute con un progetto intersettoriale, cioè più settori contribuiscono a far sì che i cittadini possano acquisire degli stili di vita salutari e sostenibili. E quindi lanciamo il cammino come una strategia proprio di promozione della salute. Molto bene, quindi questo percorso a piedi, per quanto sarà l'itinerario all'incirco? Ma l'itinerario è molto breve, circa 3 km, anche meno. Faremo da Parco Santa Margherita per arrivare al Parco del Grocco, passando per San Costanzo in onore del patrono che si festeggia domani. E lungo il percorso ci verranno fornite delle informazioni molto carine da parte della dottoressa Luana Trinari, nostra collaboratrice tecnico-paesaggista, che ci parlerà dei monumenti vegetali di questa città, oltre che dei monumenti storici e artistici. Molto bene. E gran finale? Il gran finale sarà una merenda alla sede nuova della GESENU, a base di Torcolo di San Costanzo ovviamente, e poi a sorpresa anche per me, quindi bene. Gusteremo quel che c'è. E da lì c'è il filo via che ci riporta qui. Prendiamo... No. E da qui ci prenderemo per mano e ci trascineremo verso la sede da cui siamo partiti. Bene. Io ringrazio le scuole che hanno aderito massicciamente a questa iniziativa, veramente ringrazio l'Arnolfo di Cambridge, la scuola dei geometri, perché veramente questo significa, è il senso che vorrebbe avere questa iniziativa, far muovere tutti, dai bambini agli anziani, e bene, gustare la città. E noi vi inseguiamo allora. Grazie. Ci stiamo inseguendo. Benvenuti. Molto bene. Che siamo qua non per stare fermi ma per fare attività fisica. Allora io porto i saluti del direttore sanitario dell'ASL numero 2, questa iniziativa ha avuto fondamentalmente l'adesione dell'ASL, del Comune di Perugia e di Agenda 21, questo è importante. Questo c'è il coordinatore, c'è il coordinatore Marcello Archetti. L'agenda? Agenda 21, sapete, no? Che cos'è? Che cos'è Agenda 21? È l'agenda, no? Che si usa ogni anno. Scusa Marcello. Marcello, vuoi spiegare? È un piano di azioni per il XXI secolo, quindi sono azioni, diciamo, detto in poche parole, le azioni positive per l'ambiente, per il nostro pianeta, per tutte quelle che sono le emergenze naturalistiche, ambientali, paesaggistiche e quant'altro. Quindi la sostenibilità ambientale. Sostanzialmente. Segnatevi la data, 17-20 maggio, 20 maggio bici in città, la terza edizione. Di quale anno? 2012. Ah, grazie. Domenica 20 maggio e poi il sabato sempre il piedibus. E certo, 18 e non maggio. Può mancare. Non andate ormai in vacanza, andate a scuola regolarmente. Allora,
dell'architettura che del paesaggio. Lei sta parlando di questa caccia qui? No, sto parlando di questa quercia. Ah, è una cercua? Ma se le querce fanno parte della nostra cultura, non solo contadina, ma tutti i nostri mobili, tutte le nostre scale, tutte le nostre stecconate, dal punto di vista storico, ci riportano a questo legame stretto con la campagna. Questa è stata piantata l'anno scorso? Sì, penso proprio di sì. Si vede però. La data non la sappiamo, ma sicuramente è una quercia secolare. Ah, per bacco, portati bene. Grazie Luana. Grazie. Per questi monumenti vegetali che ci descrivi con tanto amore. Nome scientifico certo. Ci sono dei crinali che gli fanno da cornice ed è uno dei valloni più grandi ed è rimasto integro proprio perché qui c'era l'ospedale psichiatrico. Cominciamo a vedere le palazzine che abbiamo attraversato finora e questa che abbiamo alle spalle. Questo era un gioiello per la città di Perugia, questo ospedale psichiatrico, nato nel 1824, all'inizio come ospedale un po' misto. C'erano i tisici, quindi malati di TBC, c'erano i cosiddetti mentecatti, quindi diciamo i pazzi, comunque la gente un po' minus sapiens. Costanzo è stato il primo vescovo della città. Parliamo del secondo secolo d.C. Si pensa sia nato intorno al 140 d.C. Che essere un cattolico fervente, diffusore della fede, è stato perseguitato dall'imperatore Marco Aurelio che l'ha fatto fuori perché lo voleva portare a morire a Roma nei circuiti per combattere con le bestie, come sappiamo, poi invece è stato ucciso vicino a Foligno e poi vi racconterò brevemente. E allora pensarono di decollarlo, portandogli la testa a Roma.
sapere che l'avevano preso e buttarono il corpo di Costanzo in una cloaca dove c'erano altri morti, sempre giustiziati e decollati. Bellissimo, che è l'architetto Calderini, il quale ce l'ha restituita come la vediamo. Le donne che facevano il pane fecero una ciambella, la coprirono di fiori e ci attaccarono la testa di una statua. Quindi il corpo di Costanzo tornò dignitosamente a casa. Per il l'area urbana della città. Cioè i rifiuti questo... vengono portati qui? No, non i rifiuti, non i rifiuti. Che ci si porta? Cioè non è né una discarica e né. Qui ci vengono portate in maniera in via transitoria alcune parti dei rifiuti, la plastica, la carta, che poi viene trasportata a Ponterio nell'impianto di selezione. Cioè è un transito, non so. Che non puzza, questo, puzza assolutamente. Che non puzza. Questo per facilitare da un lato il servizio di GSN e dall'altro dare un servizio migliore alla città. L'ha fatti lei i torcoli? Certo, con le sue manine? Tutta stanotte. Bravo Presidente.